Eccoci ragazzi, qui siamo a Grazzano Visconti. Vediamo un attimo. Ah, però a pagamento. Qua c'è un bel castello dei signor Visconti, appunto. È da qua che partiremo per il nostro tragitto di oggi. E qua un bel borghetto, ragazzi, eh. Che bel borgo. Però non è il nostro punto d'arrivo, anzi è il nostro punto di partenza. Quindi da questo borgo di Grazzano Visconti, ragazzi, partirò per questo weekendino tra i Colli Piacentini. Oggi prima tappa, diciamo, è Passo Santa Barbara, e quindi andiamo via per queste strade piacentine, ragazze, ragazzi. Ok, ci immergiamo sempre di più nel territorio collinare appenninico della provincia di Piacenza. Da qua e andremo a fare un po' di strade strettine, ragazzi. Che bel Puntesel, che bel Puntesel. Va, che bello castellino qua, ragazzi. Castello di Riva. Bello. Spettacolo. Castello di Riva. Bellissimo, ragazzi. Interessanti, ragazzi. Qua abbiamo appena, anzi dovremmo essere ancora nel paese di Bettola, in Val Nure dovrebbe essere questa, se non mi sbaglio. E Passo Zovallo, ragazzi, qua c'è in zona Passo Zovallo, ma quello l'ho già fatto. Andrò a fare oggi Passo Santa Barbara, poi credo di tornare dal Passo del Cerro per andare nella località dove poi avrò l'albergo. È molto interessante, ragazzi. Ancora non siamo arrivati ai piedi del passo, diciamo, però guardate qua che bella zona. C'è in giro un sacco di macchine storiche tipo questa. Eccoci, ragazzi. Adesso devo capire bene. Ecco, Prado Vera. Adesso dal comune di Farini saliamo verso il passo Santa Barbara, in teoria. Non dovrebbe essere una strada molto battuta, anzi.
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 And if you get in my way, you're gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. And when I feel like this, I'm immortal. And when I feel like this, I'm immortal. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, che strade, ragazzi. Eccoci, passo Santa Barbara, ragazzi, bello, molto 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 bello. Allora, però è davvero bellissimo sto posto, eh. Che spettacolo! Cacchio, che bello! Thank you.
incredibile, ragazzi, bellissima. Guarda qua che bello, sembra un po' di stare in Sardegna quasi, davvero davvero bello. Wow, spettacolo. Va, ancora più bello qua. Wow. Stradellina, ragazzi, che stradellina. Wow, spettacolo! Comunque mi stupisce il fatto che non c'è in giro nessuno, proprio zero. È davvero una bella zona, ragazzi. E poi una strada, ragazzi, spettacolare. Quindi passo Santa Barbara. Promosso a pieni voti. Che strada, ragazzi, che strada fantastica, davvero spettacolare. Wow, guarda qua, curva tornante, controcurva, tac, via così, pom. Wow. E da qua si vede Bobbio dall'alto, teoria. Eccoci, ragazzi, fatto una pausetta pranzo. Adesso strada verso il passo del Cerro, che adesso non so se farò già oggi o domani, cioè arriverò vicino al passo e poi svolterò per andare all'albergo in pratica. Qua siamo a Bobbio, ragazzi, fiume Trebbia e Val Trebbia al nostro lato destro, cioè al mio lato destro. Qua a Bobbio un sacco di moto, la nicchia. In teoria vicino a dove ho l'albergo c'è anche, visto che c'è una cascata, e magari prima di arrivare andrò a vedere questa cascata. Cascate Perino, passo Cerro, ragazzi. Eccola qua la strada.
Guardate dove sono andato a prendere la camera per stanotte, ragazzi. In mezzo al nulla. Spettacolo. Spettacolo. Va, va, che storia, ragazzi, che storia. È troppo bello, troppo bello. Poi vi farò vedere il posto dove mi sono ubicato per la notte. Però spettacolare. Calenzano, porzione di Bettola, allora, cascate, andiamo alle cascate prima. Eccoci ragazzi, lo faccio per voi, vado a vedere le cascate a piedi, almeno una mezz'oretta di cammino, anche di più, e poi c'è anche il ritorno. Sarebbero 5 cascate, ma mi fermo alla prima perché oltre a non avere l'abbigliamento adatto, poi non vorrei far troppo tardi perché inizia a diventare un po' buio, però dopo vediamo, dai. Comunque qua si comincia a sentire qualche cosa di cascatella. Poi mando giù il drone, ragazzi, manderò giù il drone su appena arriviamo a una cascata. Ok ragazzi, purtroppo le cascate qua, allora la prima, poi non vado oltre perché come ho detto sta arrivando brutto tempo. Comunque la prima c'è la strada franata, quella che porta proprio sotto la cascata, c'è più che la strada il sentiero, quindi sono passato di là col drone e niente, peccato perché avrei voluto vederle da sotto, sarebbe stato un po' più bello, però d'altronde c'è la strada che non è percorribile a mio modesto modo di vedere, quindi niente ragazzi, torno indietro e ci vediamo dopo per il room tour. Eccoci ragazzi per il room tour ragazzi, qua ingresso di questa B&B, il Gruccione. Poi qua c'è la camera da letto, davvero spettacolare come struttura, e il bagno bello grande con water, doccia, bello bello, mi piace molto ragazzi. Poi cartongesso, no? Il muro. E qua c'è ragazzi, c'è la terrazzina. Almeno
sito, come si vanno a ricercare i sapori, quindi